Buongiorno a tutti. Alla vigilia dello svolgimento delle prove scritte del concorso straordinario di scuola secondaria interviene una sentenza del Tar Lazio che richiama un precedente orientamento dello stesso Tar in materia di prova preselettiva nei concorsi a cattedre. Perché parliamo di prova preselettiva? Perché dopo lo svolgimento del concorso straordinario, nelle intenzioni del ministero c'è quello di dar via alle operazioni relative al concorso ordinario a cattedre. E proprio per il concorso ordinario, il bando prevede la possibilità. Che nel caso specifico è quasi una certezza che le prove vere e proprie siano precedute da una prova preselettiva. In particolare, il bando, infatti, prevede che in presenza di un numero di eh, domande superiore a 250 eh, rispetto ai posti messi eh, a concorso il, la possibilità di eh, svolgimento di una prova preselettiva eh, da svolgersi mediante eh, una batteria di 60 quesiti a risposta multipla. Il bando prevede eh, l'ammissione. Alla prova scritta di un numero di candidati non superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, però non prevede un punteggio minimo per il superamento delle prove. A tal proposito. La giurisprudenza del Tarlazio ribadita, ripeto con una pronuncia eh, di una decina di giorni fa, eh, richiama il principio espresso in occasione del concorso a del 2012 secondo cui la prova preselettiva nei concorsi pubblici ha una eh, mera finalità di sfoltimento della platea dei candidati e non eh, ha la finalità di selezionare i più capaci e meritevoli. Questo ha maggior ragione, questo principio vale anche nel concorso a cattedre di eh, imminente svolgimento, laddove il bando prevede che il punteggio della prova preselettiva non varrà a eh, contribuire alla formazione del punteggio finale. E il tardellazio nella pronuncia eh, recente, che ripeto ribadisce un principio già espresso sin dal 2014, sui primi ricorsi decisi relativamente al concorso del 2012, ha evidenziato che proprio la previsione di un punteggio minimo eh, di sbarramento deve tener conto comunque della natura non selettiva in senso stretto della eh, prova quiz di accesso e, e proprio per questo occorrerà valutare quale in concreto sarà la soglia minima necessaria nel nuovo concorso per accedere alla prova scritta anche per verificare se possano esserci profili di eh, illegittimità del bando e di eh, possibile ennesimo contenzioso sul tema. Arrivederci.